La vicentina Susanna Gemmo, presidente di Gemmo SPA e l'allora manager della stessa società, Francesco Trimarchi, sono stati assolti dall'accusa di omicidio colposo in concorso per la morte di un quindicenne folgorato nel Messinese 7 anni fa. Non c'è così ancora nessun colpevole per la morte di Salvatore D'Agostino, il quindicenne di Gaggi, deceduto nel 2016 dopo essere rimasto folgorato urtando un faretto nella piazza del suo paese in un luogo accessibile a tutti mentre giocava a calcio con gli amici. Oggi, giovedì 19 ottobre, in un tribunale a Messina, nell'udienza finale, dopo un'ora e mezza di camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la sentenza di assoluzione per i due imputati, per i quali la procura aveva prima richiesto e ottenuto il rinvio a giudizio e poi chiesto una pena di 9 mesi di reclusione. I genitori del ragazzo si erano costituiti parte civile. I vertici del colosso vicentino, tuttavia, sono stati assolti non perché il fatto non sussiste, ma per non averlo commesso.